Oggi prepariamo assieme un pan brioche alla panna. È un pan brioche sofficissimo, come una nuvola. Non è difficile da preparare. Ci sono vari passaggi, vari tempi lunghi di lievitazione, però questo è il finale, il risultato. Ottimo da accompagnare con marmellate o Nutella e perché no anche con salumi e formaggi. Prepariamo il lievitino. Mescoliamo la farina, 250 g presa dal totale, con il latte tiepido e lievito. Lo mettiamo a lievitare per un'ora. Riprendiamo il lievitino e aggiungiamo il burro fuso, l'uovo e un cucchiaio di zucchero. Impastiamo. Dopodiché aggiungiamo la farina, una parte della farina sempre. Dopodiché aggiungiamo il restante zucchero e la panna. Impastiamo bene in modo che tutti gli ingredienti si siano ben assorbiti. Per ultimo aggiungiamo il sale. Cerchiamo sempre di impastare bene. Ora mettiamolo a lievitare almeno per 2 ore. Ecco il nostro impasto lievitato. Ora formiamo 12 palline da circa 90 g l'una. Disponiamo all'interno di uno stampo da pancake imburrato e farinato. Il mio stampo non è grande sufficientemente per le 12 palline, quindi ne ho utilizzate 8 e le altre 4 le ho inserite in uno stampo da 20 cm rotondo. Copriamo e lasciamo lievitare per un'ora. Ora lo spennelliamo con il cuorio e il latte e lo cuociamo in forno a 180 gradi per 30-35 minuti. Ecco il risultato.